Direttore, un giorno importante in tutta Europa, anche qui al Cardarelli si fanno i primi vaccini contro il Covid, un risultato importante. Sì, è un giorno memorabile, un giorno che passa alla storia. Passerà alla storia perché rappresenta effettivamente una grande conquista, quella di iniziare ad utilizzare le armi contro questa pandemia che sta mettendo effettivamente in ginocchio tutto il mondo. Quindi è memorabile. Era importante partire dagli operatori sanitari, coloro che in prima linea hanno combattuto questo virus e purtroppo ci hanno anche purtroppo rimesso la vita. Sì, sì, il significato è questo, è quello di avere gli uomini pronti a poter combattere, perché essendo quelli che si prendono cura di tutti quanti noi nel caso in cui risultiamo affetti dal Covid, avere gli ospedali sicuri, quindi con tutti gli operatori che sono pienamente, diciamo, in attività, è un punto importante. Ci può spiegare quest'oggi quanti vaccini sono stati fatti, saranno fatti e poi come si procederà qui al Cardarelli? Allora, noi oggi vaccineremo 100 operatori. Ad oggi ne abbiamo vaccinato già una quarantina, quindi riteniamo di terminare il programma di vaccinazione dei 100 che ci sono stati consegnati verso le 14. Dopodiché nei prossimi giorni arriverà il vaccino in regione, sarà ridistribuito alle aziende e quindi noi immaginiamo che probabilmente dai primi di gennaio partiremo con una campagna vaccinale, questa volta destinata a tutti gli operatori sanitari, non più solo ai 100 di oggi come giornata simbolica, e poi subito dopo si parte con la popolazione. Qui a Cardarelli saranno vaccinati operatori sanitari di quali altre strutture? Qui oggi e i prossimi giorni vaccineremo non solo tutti gli operatori nostri, a qualsiasi titolo presente nel Cardarelli, anche i volontari, gli specializzandi, ma vaccineremo anche tutti i lavoratori delle diverse ditte dei servizi esterni, la pulizia, la mensa, manutenzione, proprio per poter avere un ambiente estremamente sicuro. Dopo si passerà alla cittadinanza e per concludere un invito ai cittadini a vaccinarsi. La vaccinazione rappresenta una grande arma. Io mi rendo conto che c'è un movimento di resistenza perché è un vaccino che è stato preparato in tempi rapidi. Ma il fatto di essere preparato in tempi rapidi non significa che è un vaccino che dà dei rischi, anzi sta a significare il grande sforzo che tutti i ricercatori e le diverse aziende hanno messo per cercare di dare al più presto un'arma importante. Quindi vacciniamoci perché è un momento importante per sconfiggere questa pandemia. Una giornata importante qui al Cardarelli per tutti gli operatori sanitari, chi si vaccina e chi invece somministra il vaccino. Esattamente, esattamente. Oggi è un giorno importante un po' per tutti, qua a Napoli, in Campania, ma in tutta l'Europa praticamente. Una data che aspettavamo da tanto, finalmente è arrivata e ci auguriamo che, insomma, possa essere l'inizio di una bella avventura, insomma, l'inizio di questa vittoria contro il Covid. Importante questo vaccino come risposta a questo virus che ha cambiato le nostre vite e purtroppo ne ha spente tante. Sì, assolutamente, assolutamente. Finora sono state prese misure di veramente ogni tipo, a partire dalla quarantena, i DP, mascherine e quant'altro, però l'unica vera arma sarà il vaccino, quando riusciremo a vaccinare una quota sufficiente della popolazione. Per cui oggi veramente è una data importante e si spera che quante più persone possibile poi aderiscano alla campagna vaccinale. Quindi diciamo oggi è solo l'inizio, ma bisognerà aspettare un po' per vedere poi gli effetti, i risultati. Può spiegare come è organizzato questo centro vaccinale al Cardarelli, diviso in box, cosa avviene al suo interno? Allora, qua al Cardarelli abbiamo allestito 5 box più uno di riserva e praticamente le persone che devono essere sottoposte a vaccinazione vengono registrate all'ingresso di questa densa struttura, dopodiché vengono accompagnate in ciascun box. All'interno del box, dove ci sono operatori sanitari e quindi medici e infermieri che sono deputati alla somministrazione del vaccino, dopo la raccolta dell'anamnesi, dopo la raccolta del consenso informato, perché ovviamente nessuno può essere sottoposto al vaccino senza dare la propria adesione, il proprio consenso, insomma gli viene somministrato il vaccino. E, vaccini che sono arrivati stamattina dall'ospedale del Mare, e sono arrivati alla nostra farmacia, sono stati preparati e quindi portati poi qui. Oggetto di interesse nelle ultime settimane sono state queste famose siringhe, ce le può descrivere?
Sì, sì, sì. Si è parlato molto delle siringhe perché il vaccino non arriva già pronto, ma arriva in flaconcini multidose che devono essere poi allestiti nelle farmacie delle varie aziende sanitarie, le varie strutture. E questo comporta il fatto che ci deve essere veramente dietro un grosso lavoro di squadra, nel senso noi siamo solo uno dei tanti anelli della catena, ma c'è bisogno di gruppo, squadra, non solo qui, in ogni punto vaccinale c'è bisogno di un grosso lavoro di squadra, ognuno deve insomma portare il meglio, il proprio contributo per riuscire a far funzionare questa macchina. E la stiamo chiamando macchina da guerra proprio perché dobbiamo sconfiggere vincere questa battaglia contro il Covid. Dopo il vaccino le persone sono messe in un punto apposito per in osservazione. Avete riscontrato dei fastidi fino ad ora? Per adesso fortunatamente no, l'osservazione è prevista dopo ogni vaccinazione, 15 minuti di osservazione. Per adesso nessuna persona ha riscontrato problemi. Ovviamente noi ci eravamo preparati per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza, dalla più banale emergenze un po' più serie. Fortunatamente abbiamo già vaccinato molte persone, già abbiamo completato credo già la metà delle persone che saranno sottoposte a vaccinazione, non abbiamo avuto problemi. Questo è un dato rassicurante sicuramente, perché insomma come ci stiamo dicendo da stamattina, c'è molta diffidenza, c'è molta paura, invece bisogna far capire, il messaggio da dare è proprio che è un vaccino sicuro e quindi insomma ne vale la pena di effettuarlo. Una giornata importante, questa del 27 dicembre. Lei si è vaccinato perché ha scelto di essere anche uno dei primi? Perché il nostro compito come operatori sanitari è quello di dare assolutamente il buon esempio alla popolazione e soprattutto anche a chi magari è un pochino più timoroso nel affrontare questo passo importante verso quella che per noi speriamo sia una svolta fondamentale. E un bel regalo di Natale dopo un anno che abbiamo trascorso veramente in condizioni del tutto cambiate e diverse rispetto a quello che sono le nostre abitudini, no? Ecco, ci può descrivere questo anno, quanto è stato difficile il vostro lavoro e quanta sofferenza avete visto? Sì, come dicevo poc'anzi è cambiato veramente tutto, innanzitutto le nostre abitudini, i nostri rapporti sociali. Dal punto di vista lavorativo ci siamo trovati ad affrontare delle situazioni al limite dell'umano anche, situazioni tragiche, critiche, pazienti soli, alcuni davvero molto, molto critici dal punto di vista terapeutico e dal punto di vista clinico, però diciamo che il passo fondamentale è stato quello di affrontare queste persone dal punto di vista umano ed emozionale, e quindi noi veramente speriamo che questa sia una svolta importante, appunto che sia un passo verso il ritorno alla normalità, sia per le persone di qualsiasi tipo di persona, ma anche per noi lavoratori che possiamo ritornare a lavorare in condizioni del tutto appunto normali e ritornare a garantire l'assistenza adeguata a tutti i pazienti, insomma. È giusto partire dagli operatori sanitari perché anche voi avete pagato con la vostra stessa salute questa epidemia. Certo, è fondamentale perché comunque essendo i lavoratori in prima linea per trattare i pazienti affetti dal Covid è necessario innanzitutto che prima noi possiamo comunque non essere dei veicoli di infezione per le persone. E poi anche perché comunque essendo delle categorie di primo impatto con questa pericolosissima malattia, con questo virus, appunto di cercare di essere tutelati noi stessi appunto e per poter quindi essere in adeguato numero per poter fronteggiare la malattia e il virus. Lei ha fatto il vaccino, è stato in osservazione, come si sente? Al momento tutto bene, una puntura che non ho neanche sentito a dire il vero. Sono tranquillissimo, ero tranquillissimo, sapevo che la scienza ci avrebbe comunque garantito un prodotto del tutto sicuro ed efficace. Sono sempre stato fiducioso nella scienza e devo dire che ad oggi lo sono ancora di più. Una giornata importante questa del 27 dicembre che vede vaccinarsi per primi gli operatori sanitari, che siete stati in prima linea sin dall'inizio. Assolutamente sì, siamo felicissimi, non ci aspettavamo
neanche di farlo oggi, si parlava di metà gennaio, invece siamo riusciti in tempi brevissimi e speriamo bene, invitiamo tutti a vaccinarsi. Noi stiamo benissimo, l'abbiamo appena fatto, non c'è successo niente e mi raccomando. È stato un anno duro per voi e per tanti pazienti. La notizia di questo vaccino, questo nuovo inizio, è una notizia in particolare positiva per il 2021? Assolutamente sì. Prevediamo un 2021 sicuramente molto migliore del 2020. Siamo speranzosi, siamo fiduciosi e anche in ospedale già si inizia a vedere un miglioramento a livello di casi, di pazienti positivi. Quindi sicuramente questo sarà uno step fondamentale. L'invito anche ai cittadini a fare il vaccino oltre agli operatori sanitari? Assolutamente sì. Il nostro invito è quello di vaccinarvi. Solo così riusciremo a cancellare quest'anno bruttissimo e di non avere paura, anche se la paura c'è, soprattutto anche da parte nostra. Però noi l'abbiamo appena fatto, stiamo benissimo, non succede nulla e vaccinatevi.